Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi vi volevo augurare buon Natale, buone feste e vi volevo augurare buone feste ma soprattutto buon Natale e poi ovviamente i video continueranno sempre, vi metterò sempre dei video che faccio diciamo il giovedì ecco e avanti. Niente, ecco, vi faccio gli auguri ecco, di Natale così. Un video molto semplice, siamo qui sull'orto che ho adesso, l'orto invernale che ho adesso io, che praticamente è dove ci sono i cavoli, quindi cavolfiori, le verze, i broccoli, il cavolo nero. Ecco, che in produzione adesso ci sono anche i finocchi coperti là in fondo, non so se riuscite a vederli, forse se mi sposto dall'inquadratura riuscite a vedere qualcosa di coperto lì. Ci sono i finocchi, ecco quello che è il nostro orto invernale per adesso. Lì ho fatto una prova a seminare gli spinaci, vedremo se verranno gli spinaci, ecco, ho fatto una prova, vediamo. Di qua i grani antichi stanno venendo, la piccola parcella di grani antichi sta nascendo, come vedrete a fine di questo video, che ho fatto un po' di riprese in generale, così un po' sulla campagna per farvela vedere, e niente, ecco, comunque fate buon Natale, mangiate, fate quello che vi fa star bene e quello che vi fa felici, ecco, io non sono uno che mi interessa tanto delle feste, ma niente, ecco, è un momento anche per ovviamente un pochettino per pensare a noi stessi e ovviamente stare magari con chi ci va di stare e niente, ecco, di passare un bel momento di Natale, di feste e ecco, magari stare fare un giro nella campagna, stare in campagna a cucinarci qualcosa, raccogliere qualcosa che poi mangeremo, ecco, fare quello che ci fa star bene, ecco appunto, non ho altro da dire. Ecco, ho fatto dei piccoli lavori che vedrete a fine video, ovviamente ho sistemato la compostiera un po', l'ho riportata a regime con foglie, scarti, letame e varie cose, ho sistemato un po' la compostiera, gli ho fatto una chiusura davanti diversa, sto raccogliendo sempre le foglie da immagazzinare, quindi da tenere da parte. Ecco, sto facendo sempre questi lavoretti qui, diciamo, di riordino della campagna, ecco, per tenere tutto in ordine e avere ovviamente materiale che poi ci servirà nel compostaggio, ecco. Questi sono i lavori che sto andando a fare, ecco, ditemi anche voi se in queste feste, se in questi momenti qui fate qualcosa nella campagna, cosa raccogliete soprattutto, ecco, cosa cucinerete, ecco, queste cose sono belle, ecco, interessanti da condividere. Ecco, se volete condividere qualcosa, volete qualcosa, c'è il gruppo Telegram dove potete scrivere di tutto sull'orto, sul giardino, potete scrivere quello che volete, non c'è nessun limite, ecco, l'unica cosa che dico io è ovviamente non insultarsi, se non, uno non piace il gruppo va via, però non ci sono altre limitazioni, ecco, sul gruppo, quindi non ci sono altre cose da fare, ecco, da dire, ecco, ci sono queste cose qui che ovviamente vi dico e niente, ecco, vi dico buone feste ancora, buon Natale. Con questo tempo così intorno qua, un tempo un po' uggioso, così sembra un tempo da neve, ma boh, chi lo sa, comunque è un freddo, non troppo freddo, comunque ecco, sembra un tempo da neve, non si sa, vedremo cosa fa nelle montagne, ecco io non so, ecco qua in campagna comunque la temperatura durante il giorno, nei giorni scorsi era anche abbastanza altina, quindi speriamo che venga un bel freddo, che adesso che vada un po' sotto zero, che faccia delle giornate veramente di freddo intenso che ci vuole e che ci serve per la nostra campagna e soprattutto per i nostri cavoli, così diventano ancora più buoni, ecco. Niente, buon Natale, buone feste ancora da Paolo Fiat è tutto.